Buongiorno ragazzini. Buongiorno, buongiorno. Indovinate che si mangia oggi? E poi una cosa che magari ci sono delle anche. Pasta? Non lo so che pasta però. Io non lo so molto. I classici tubettini con le cose. Vado a trovare mo tubettini. Dai, tolti. Tolti. Venite tutti qui davanti alla scala. Sono proprio questi altri qua. Sì, ma questi qui. No. E niente, mangiamo tubettini con le cozze oggi, ragazzi. Cozze, ragazzi, da me. Sì, vabbè. Dentro questa... E qui c'è Ciupi. C'è. E lì c'è Bastianic. Bene ragazzini, allora siamo qui con l'angolo del pranzo ideato da Lucia Di Giorgio. Produzione il bellissimo ragazzo. Ok. Ma va piacere. Allora stiamo degustando delle cozze. Tubetti con le cozze, tubetti sugo e cozze, tubetti sugo, olio, aglio, cozze. Stringi. E acqua. Tubettini si dice, tubettini con le cozze, la classica ricetta di Taranto. Sì. Sì. Beh, ora ci fate mangiare che sennò si fredda, buon appetito. Ci fate mangiare. Ma ti rendi conto che tu... Come dici favorite, che sennò dici... Perché dite buon appetito, si dice favorite. Ma si dice favorite. Beh, ragazzi. Buon appetito. Buon appetito. Ciao. Allora, ragazzi. Dopo svariati mesi siamo tornati a giocare con Winenzo. Però c'è un problema, che ad un tratto si è scollegato internet. Winenzo ha detto riavvia, fai bla 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 bla. Però qua ci sei problema per sé, se bla 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 bla. Vediamo l'accesso di nuovo. Qua dice accesso in corso. Vediamo se si legge, no, è troppo rosa pallido. Lili! Lili è fuori a fare la birichina. Vediamo. Accesso in corso. Eppure stavo vincendo questa volta. No, Winè, stavo vincendo. Mi mancavano solo due punti. E qui siamo a massaggio a Lilli. Guardate, noi siamo dei massaggiatori esperti. Lei sposta anche la coda a volte. È automatica adesso. Primo. Centro. Ho vinto io. A dopo. Ciao Inè. No, saluta gli amici. Ah, ciao. Che mi hai fatto uccidere con un villaggio. Polo villaggio. Come un villaggio. Guardate, guardate come gioca. Tipo pettuccina, mia mamma. Vado da dietro, avanti, vado sparato. Tu devi imparare a prenderli dal lato. Quindi non sono un pro gamer. Tu sai come io. No, ma perché? Dov'è che suonano? Madò, mi hanno fatto proprio. Visto quanto è bella, brava la pizzettona. Guarda, 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 guarda. Guarda come salta. Vabbè, è andato poco alto. Il prossimo lo mando alto, vedete come salta. Sto vinto piano pure. Oh. Sto rubiando. Ma qui nessuno. Granata, muoversi! Muoversi! È grande ragazzo, grande! Beh! Ciao! Come al solito, fai vedere l'orario. Le tre. Aspetta, se sei fermo, vediamo. Ciao ragazzini. Comunque tardino, dobbiamo andare a Ninna. Allora, praticamente siamo usciti con gli amici
E io sbadatamente ho scordato la fotocamera a casa. Può succedere che a volte capiti che in tutto questo tram. Oh, scusami, volevo coprirti la faccia con la calza. Cammina, vai, vai via. E che dire? Che? No, devo dire una cosa abbastanza importante, erba. Poi mi sono scordato, boh. Non lo so. Beh. Comunque, Daniele Sensi, nel caso ti dovessi sposare, non mi interessa se metti le fette biscottate o quant'altro. Ci sarà sempre una puntina di critica. Ti dirà, ma le punte delle fette biscottate erano leggermente bruciacchiate. Ti dirà, oppure ti potrà dire, ma non erano uguali l'una con l'altra. Oppure ti potrà dire che il piatto non era inerente. Ma sai perché? Perché tu hai detto che inviteresti prima solo Saverio. Però poi, perché tu bugie. Poi hai detto, va ma bene. Ma c'ha ragione, sei così pallosa. Sei così pallosa. Te lo sei meritato. Ho fatto la linguaccia. Daniele, lo sai che Lucia è fuori. Fuori come un pallone. Ah, ma Daniele Sensi, una domanda te la faccio a te. Visto che tu sei altitaliano. Da noi qui si usa fare la classica busta con i pesetos, come con i denari, regalo. Come regalo, ma dalle tue parti come avviene un matrimonio? Cioè, la rufola di invitati, secondo me, allora, però il DJ a noi deve essere così, non è, no, dai. Non è questione di cafonesco o deve essere necessariamente battute sporche, no. Però danno non si chiama invadenza. È presa per i fondelli proprio. No, dove si riferisce? Dove comunque chiama, cioè le persone a ballare, qual è un tipo di intrattenimento che noi così facciamo. Se ma non boh. È così è un comunque spiegaci come avviene e il tipo di regalo che uno deve fare allo sposo e alla sposa. Noi facciamo qui di solito le bustarelle. Ho detto bustarelle, una cosa. la busta con i denari. I denari specialmente in banconote di grossa taglia. Ci mancherebbe tutte le banconote da cinghera. Da cinghe, scusami, era un dialetto. 5 euro, 5 comunque, euro. Dai. Nel niente, finisce qui. Noi abbiamo una sfida poi, Lo so, la facciamo appena si calmano un po' di acqua, ragazzi. Non in settimana facciamo la sfida. Non lo so, se la facciamo Master Chef. Non ti scordare che stai parlando con Lucia Bastianic. Mi hanno chiamato Lucia Bastianic, quindi. Lucia Bastianic. Modestamente. Bastianic. Ma boh, ragazzi, dai. Io mo, cioè, sono che domani dovremmo essere sveglia presto. Cosa che poco credo. Non incominciare a buttarti avanti per non cadere indietro. No. Ma boh, ragazzi, dai, il video termina qui. Iscrivetevi, commentate. Ho visto che siamo arrivati a 50 mi piace sulla nostra pagina SL85. Wow. Ci fa piacere. Iscrivetevi, commentate, condividete, mettete un mi piace. Andate sulle pagine SL85 ovviamente e su YouTubers, che da settembre ripartiremo veramente pieni carichi. Condividete di nuovo. Aiutateci a crescere in questo meraviglioso gruppo di persone assetate di SL85, perché noi siamo una sorgente di vita, ragazzi. Buonanotte, Saverio, abbiamo un pochetto, dai. Ciao amici, buonanotte, ciao ciao.